Per la quinta volta nella storia l'Italia gioca al Tardini di Parma, dove ha sempre vinto. Marcello Lippi cambia tutto rispetto alla trasferta di Dublino ed è Cipro a partire meglio. Al 12esimo Makridis tocca per Okas ed è il vantaggio della squadra ospite, gol dell'1-0 che sorprende gli azzurri. Provano a reagire con Gaetano D'Agostino, il suo sinistro su punizione termina di poco a lato. Nella ripresa entrano Di Natale e Camoranesi, ma è sempre Cipro a giocare meglio e dopo 3 minuti arriva addirittura il raddoppio, il destro al volo di Mikhail. Fischia il pubblico del Tardini che invoca il nome di Antonio Cassano, gli azzurri non lo meritano e allora rispondono così con il colpo di testa di De Rossi al 28esimo appena entrato. È bravo il portiere Avgusti, anche in questa occasione l'estremo difensore cipriota riesce a deviare in calcio d'angolo sul destro di Di Natale, nulla può. Sulla girata di testa di Alberto Gilardino al 33esimo su cross di Camoranesi. 3 minuti e l'Italia pareggia, ancora una volta Gilardino implacabile sotto porta. Con questo gol sale a 15 e supera Gianni Rivera. La risposta di Marchetti sul destro di Karalampidis e poi sul finale ancora gli azzurri. Quagliarella mette giù, destro al volo, pallone che sta per entrare, la deviazione decisiva è ancora di Alberto Gilardino. 16 gol in azzurro come Vialli, come Luca Toni. Sono incazzato come una bestia, incazzato come una bestia, sì, perché l'ho appena detto alla fine della partita. In campo, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, questa squadra qua, questa Italia, è campione del mondo. Campione del mondo vuol dire vincere un torneo dove ci sono tutte le squadre più forti del mondo e arrivare primi. Questo è successo e ancora per un anno, 7 mesi, 8 mesi siamo campioni del mondo. Sabato scorso ci siamo qualificati con un'ottima partita a Dublino per fare un altro campionato del mondo e perciò difendere sul campo questo titolo che abbiamo di campioni del mondo. È evidente che aver raggiunto questo risultato con una partita di anticipo ci ha reso molto felici e abbiamo festeggiato anche, perché è un risultato molto importante a parere nostro, di tutti noi. Avevo promesso ai giocatori che se ottenevano questo risultato gli avrei fatto giocare tutti e infatti ho cambiato 11 giocatori. 11 giocatori, mi è capitato mai di vedere a voi un allenatore che cambia 11 giocatori rispetto alla partita precedente, è perlomeno difficile, no? Bene, questi 11 giocatori era anche abbastanza lecito aspettarsi che potessero avere qualche difficoltà contro una squadra che il sabato scorso ha fatto 4 gol alla Bulgaria, non ce lo scordiamo. Ebbene, alle prime difficoltà che ha questa squadra, a questi ragazzi gli si grida andate a lavorare, è chiaro, evidente che è una parte di tifoseria, non è tutto. Andate a lavorare a questi ragazzi che sono campioni del mondo e si sono appena qualificati e hanno un cuore grande come una casa e lo mettono sempre in campo come hanno fatto del resto anche oggi. Alla fine poi è facile, Italia, ma è durante la partita andate a lavorare a questi giocatori qua, oppure sollecitare Lippi vaffanculo e chiama quello, chiama quell'altro, chiama altri giocatori. È una cosa normale secondo voi questa? Secondo me è una cosa vergognosa, ecco perché sono molto incazzato.